Amici sportivi, siete collegati in diretta con lo stadio Renzo Barbera di Palermo, quarta di ritorno del campionato di Serie A, quinta di ritorno, scusate, incontro tra Palermo e Lazio. Occhio subito Di Michele, possibilità Di Michele, uno contro uno, il tiro che termina alto, incredibile opportunità dopo 20 secondi. Grosso fino in fondo, parte il suo cross con i pugni Peruzzi. Pallone ancora lì, Caracciolo, prova la sponda, attenzione, il destro, rete! E gol del vantaggio, Gonzalez, la rete del Palermo al 12° minuto, Mariano Gonzalez. Mauri, parte il suo cross, Di Canio dall'altra parte, rimette dentro Rocchi! Che opportunità per la Lazio! Attenzione, Di Michele, possibilità, pallonetto, Peruzzi! Fuori gioco però di Di Michele. Posizione regolare, mette giù l'argentino, punta Berami, carica il destro a giro, pallone di rete! Giovanni Tedesco! Il gol del 2-0 all'11°. Tedesco oggi 500 da professionista, il regalo più bello. Calcio di punizione per il Palermo, la battuta di Zaccardo. Prova a girare di testa a Caracciolo, Berami, Barone col destro, traversa incredibile e poi si salva Siviglia. Ancora Gonzalez, se ne va, mette dentro, Caracciolo, rete! Gol del 3-0 al 20°, partita chiusa, Caracciolo. Straordinario Mariano Gonzalez. Pallone dentro Tare e c'è il colpo di testa vincente da parte di Siviglia e la Lazio che trova la rete del 2-1, del 3-1 scusate, di Belleri, non di Siviglia. Arriva però il fischio finale di Gianluca Rocchi, il Palermo vince 3-1 con la Lazio, la prima vittoria in campionato per Papadopoulo allenatore. Ricapitolando, uomo partita di Luca Marchegiani per questo Palermo-Lazio, per il Palermo Mariano Gonzalez, per la Lazio Manuel Belleri.